I Pigia Rover! Sì! Però, con questi rover si può fare di tutto! Sono quasi a guida autonoma! A guida autonoma? Mini Ninja, prendete quei rover! Falle appiccicose! Attenti! Di là! Ah, li avete mancati! Altre palle appiccicose! E va bene, allora farò da solo. Ottima fuga, Super Pigia Mini. Ah, sì! Ah. Inseguiamolo! Questo rover è veloce quanto un razzo! Non mi prenderanno mai! Gufetta, non perderlo! Ci provo! Eh? Avanti! Gira! Corsa finita, ninja della notte! Parti! Come vedi, solo i veri eroi possono guidare i nostri rover! La sorpresa dei Super Pigiamini! Grazie per il bel giro sulla montagna misteriosa, Andrew! Ora però, raggiungiamo la vetta, dai! Così all'alba eseguiamo qualche bella mossa di arte marziale! Non essere così impaziente! Prima di scalare l'antica sommità occorre ascoltare la foresta dei bambù! Certo! L'ho ascoltata! Andiamo! Ci siamo quasi! Apri il portale! Va bene, ma prima di entrare... bisogna sentire tutti i poteri mistici che emanano queste mura. Oppure possiamo sentirci felici di dire... Sorpresa! Tre inchini per Andrew! Ma questo che significa? È una festa, per te! Festa? È una parola del tutto nuova per me. Festa è quando i tuoi amici si ritrovano insieme a festeggiare e te. Festa è quando dimostri di essere un gran ballerino. E quando c'è la torta. Festa è quando si mangia la torta. Wow! Sarà meglio dedicarci ai balli. Festa! Mi piace questa parola. Badando a Falenova. Salve! Lunetta, tu che ci fai qui? Lucertolina, potresti aiutarmi con lei? Falenova non vuole entrare! Beh, avanti, prego! Qualunque cosa le chieda di fare, risponde no! Falenova, bevi un po' di latte! Falenova, su, vai a lettuccio! Fa saltare la macchina così e anche così! Visto? Hai già fatto il babysitter, in cosa sbaglio? Beh, non è una bimba, perciò non trattarla come se lo fosse. A me non piace essere trattato così. Falenova, benvenuta nel quartier generale. Vuoi qualcosa da bere? Falenova desidera del latte, grazie. Certo. E se ti senti stanca, puoi rilassarti lì, prego. Falenova ha un po' di sonno. Falenova, si riposa. Wow, ci sei riuscito, È che non va trattata come una bambina. Io, ora, la ninna, nonna, subito! Su, Falenova, dormi un po'. Questa piccina a chi la do? Tu, 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 tu. Yuhu! Vai! Jackie Guizzanti, com'è veloce! Ah, è il momento! Eccolo che arriva! Sarà abbastanza coraggioso da seguire il grande Romeo degli Abissi? Sapevo che non avresti usato entrare in una grotta spaventosa! Per questo il mio piano di costruire la roba piovra sott'acqua risulta ancora più geniale! Lo so che devo! Non succederà niente! Cos'è questo posto?
miracolo, il signore degli abissi l'ha staccato. Oh, il mio povero, povero robot! Ah, beh, mi sono fatto valere, eh? Ma dai, di certo ho tirato davvero fortissimo. Sai, Jaco? Poco fa c'erano tentacoli ovunque. E ora? Non ci sono. Che cosa hai fatto là sotto? In realtà è stato un incidente. Pensavi davvero che bastasse tirare un tentacolo per farmi abbandonare il mio piano? È stato solo un diversivo per impadronirmi dei vostri veicoli. Adesso che li ho presi, niente mi impedirà di conquistare il vostro quartier generale! Piume svolazzanti! La robopiovra è ancora più forte di prima! E ha i tentacoli ancora più lunghi! Ma che bel fiore! Ah, grazie! Sei tu? Dico sul serio, mi piace molto! Ma credevo che voi pigiamini non voleste che pasticciassimo dappertutto. Non stai pasticciando dappertutto. Hai disegnato su un foglio di carta. Questo è assolutamente giusto. Vedi? Bell'albero. Ecco perché non ti va di giocare con Rip e Howler, vero? Perché a loro piace sporcare tutto, ma a te piace disegnare. Sì, è così. Tu sei un lupetto buono. Forse. A volte. No! Non posso! Rip e Howler dicono che i lupetti non possono essere buoni. E allora come mai un lupetto cattivo disegna una cosa così bella? Ti va di disegnare con me? Su, imbrattiamo tutto! L'ho preso! Ehi! Boom! Su, imbrattiamo tutto! Ecco, e grazie, è stato molto divertente colorare con te. Ah, Kevin, è stato uno spasso. Chi avrebbe mai detto che un lupo e un geco potevano divertirsi insieme? Sì, che ne diresti di trasformare questo in un geco lupo? Credo che sia divertente essere un lupetto buono ogni tanto. Kevin? Che stai facendo con la lucertolina? Dovevi prendere altra vernice e non fermarti a giocare qui. Ah-ha! Fatti da parte, pennuta! Un soffio, un altro soffio e... Hip hip au! Jackie Guizzanti, qui si mette male! È escluso che i lupetti possano gestire il vento meglio di me! Super piume di gufetta! Continuate a ululare! Volevate mostrarci una novità? Io non ho ancora visto niente! Il nostro nuovo potere è fortissimo! Non è affatto un nuovo potere! Nulla può battere le piume di gufetta! Oh? Nulla può battere le piume di gufetta? E se invece fossero piume di lupo? Penne di lupo. Credevo si chiamasse pelo. Ho un piano, ma voi non siete abbastanza intelligenti per capirlo. È luposo, è geniale, è inarrestabile! Davvero? Sì, voi non dovrete fare altro che costringere Gufetta a lanciarvi altre piume. Credetemi, è geniale! Avevi proprio... la forza del vento! Bam, bam! E loro facevano... Era necessario fermarli. I lupetti cercano sempre di distruggere tutto. Ma hanno conosciuto le piume di gufetta! Gliela faremo vedere! Kevin, Howler, recuperate!
Come? Facile! Ehi, Bennuta, da questa parte! Vorreste combinare altri guai? Sì! Yip, ragazzi, avete fatto la mossa giusta? Certo, sei tu che hai fatto male la corsa. Riprovaci, più veloce. Fermi! State indietro, non riuscirete a fermarci. Chi ha detto che vogliamo fermarvi? Se volete andare sulla montagna, voi potete. Basta che non facciate niente di male. Come? Devi girarla. Potete andare e ricordatevi che la montagna misteriosa è di tutti. No, è solo della nostra banda. Adesso è la montagna luposa. Prima io. No, io. Anche io. Non hanno afferrato il concetto. La montagna è di tutti. Andiamo. Ferma. È la mia montagna. È mia. Serpenti sibilanti. Muscoli da super ceto. Fantalupastico! Una tana perfetta! Io dormo sopra! Beh, sulla roccia di sopra! Ci accamperemo qui! Eviteremo che qualcuno possa salire! Perché non mettiamo impronte da tutte le parti? Segnare il territorio fa molta paura a tutti! Ah, basta ululare un po'! Au! Per tutti i lupi! C'è uno di noi lì dentro! Uno grande e grosso! Ragazzi, è solo l'eco! È un nome strano per un lupo grande, grosso e cattivo! No, l'eco è solo un suono che rimbalza e torna indietro! L'ho letto in un... come si chiama? Oh sì, un libro! Lupastico! La grotta parlante, la grotta ululante! No! Ehi, non ci vedo! Pensi ancora che lui sia buono? Ne sono sicura. Dov'è finito? Super mossa a sorpresa da tunnel! Armadillan! Non capisci? Romeo vuole che tu combatta contro di noi! È lui il cattivo! Ma si è comportato davvero amico con me per ora! Meno chiacchiere, montagna di muscoli! È ora di distruggere i super pigiamini e di conquistare la città! Un momento! Intendi dire di proteggere la città? Sottigliezze! Fa quel che ti dico! Sono io la mente qui! Romeo rimarrà sempre un malvagio! Vuole solo che tu sia il suo aiutante forzuto. Ma sei tu il mio aiutante. Io? Il tuo aiutante? Mai! È per questo che ti sto usando. Voglio dire, ci aiutiamo a vicenda. Tu mi hai imbrogliato. Sei davvero un malvagio. Io non sono l'aiutante di nessuno. Sono Armadillan e sono un vero eroe. È finita, Romeo. Che stai facendo? È l'ora della super rivincita dell'aiutante! Robot, mi puoi aiutare? Ci devo pensare un po'. Robot! Non mollare, Jacko. Sei bravo. Sei grande. Ce la puoi fare. Ora vengo a prenderti, Romeo. Oh, mamma! Non mi prendi la nocchietta! Invece ti prenderò! Oh, no! Pensa che cosa potrebbe fare tutta quell'aria!
Ci hai provato! Purtroppo le lucertole non sono nuotatrici provette! Questo lo pensi tu! Forse dovresti limitarti a scalare i muri! Ti stai stancando, vero? Povero pesce palla sgonfio! Sgonfio, l'hai capita? Io ti fermerò! E ti definisci il capo? Io diventerò il capo del mondo con la mia potente superalga! No! Quanto ai tuoi amici che sono tanto sciocchi da seguire te! Rimarranno nella grotta per sempre! Non posso arrendermi! Niente può fermare il signore dei... Cosa? Il potere? Io? Oh! Oh? Ma... Guardate chi c'è là! Che bello! Possiamo tenerlo! Lo voglio da sempre, un cucciolo di Lupetto Robot! Sì, ci tornerà utile! Facci un po' da guida, Lupetto Robot! No! Ehi, smettila! Mi fai il solletico! Noi non ce ne andremo, perciò esegui i nostri ordini, altrimenti saranno lupo guai, giusto, Howler? Inizierei lasciando un po' di bava su questo enorme videogioco! Che forza! Ci voglio giocare! Ehi! Non è un videogioco, credo che sia il pannello di controllo della nostra tana per lupi. Ora premo tutti i tasti finché non riuscirò a bloccare la porta. Anche a costo di fare un gran bel boom. Non possono più entrare. Cosa? Lupetto Robot, voglio un frullato alla frutta. Preparalo ai lupirtilli. Per me alla fragola. C'è al gusto di kiwi ananas. La porta è bloccata. Passerò per il portello lassù e vi farò entrare. Super presa rettile. La pelliccia mi si arriccia! Bravo, Lupetto Robot! Sì! È forte! Diamo inizio alla festa! Sì, guardate, ragazzi! C'è anche un film con i supereroi! Sono i Pizza Bimbi! Cercano di entrare! Fermiamoli! Qui ci sarà pure un campo magnetico o cose del genere. Ciao, ciao, Bau Bau! Sì! Preso! Fate largo a re! Ci siamo noi! Chiudete la porta! Muscoli da Super Gecko! Lupi fuori gioco! Allora, rimettiamo in piedi il re dei dinosauri! Forse quest'osso va lì! E questo lo metto qui! E questo più piccolo lassù! Qui! 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 E qui! Mamma, quelle piccole ossa appartengono al T-Rex! E le grandi ali al Pteranodonte! Sì, è chiaro! È un po' come completare un enorme puzzle! Oh! Finito! Per tutti i rettili! Non è proprio perfetto! Ragazzi, è un dino disastro! Eh? Dove sono finiti i lupetti? Lo scheletro si è animato! Artigli letali, denti affilati! Somiglia in tutto a una specie di antico lupo! Eh? Anche i lupetti hanno le ali? No, Kevin! A parte le ali, sembra proprio un lupo!
Il mio nuovo cagnolino, un luposauro! Ehi, scendi da lì! Quello è uno scheletro preistorico! Significa antico. L'altalena! La mini giostra! L'albero! Secondo voi dobbiamo fermarli o lasciare che si intralcino da soli? Oh, la regina della luna ne sarebbe felice! Chiamate Lunetta regina della luna. Non c'è altro che pelo tra le vostre orecchie. Nessuno può deridere la regina della luna. Lei ci ha dato questo forte magnete. E noi ora ve lo toglieremo. Super gatto velocità! Potere lupetto! Per favore, fermate questo caso! Molto volentieri! Non vi arrendete, seguite il mio piano. E quale sarebbe? Ve lo spiego subito. I lupetti sono un po' tonti. È probabile che ripeteranno lo stesso attacco. Ecco perché... Ora mi propongo come esca. Adesso! È stato fantastico! Dovremmo farlo tutti insieme! Potere lunare dei lupi! Potere lunare dei lupi! Pigia Robot, invia subito il gufaliante! Ma che stanno facendo? Salta lupetto magnetico! Questo era imprevedibile! Invece l'ho previsto, salite! Lunetta non avrebbe mai utilizzato il suo luna magnete in quel modo. Bisogna pensare come i lupetti. E cos'è che ogni lupetto desidera? Che cos'è stato? Allora siamo d'accordo, mini ninja. Povera lucertolina. Forza, andiamo! Mini ninja! Come svolazzanti! Qui servirebbero i muscoli da Super Geco! Non preoccuparti! È tutto sotto! Controllo! Io non servo. Hanno tutto sotto controllo. E comunque ho un lavoro da finire qui. Ehi! Lavoro finito! Basta, papà appiccicosa, ninja della notte! Uno strano rombo ha scosso tutta la montagna! Niente di cui preoccuparsi! Che succede? Il vostro amichetto verde ha tappato le mie fontane appiccicose! Ma la pappa appiccicosa trova sempre il modo di uscire! Che cosa significa? Vi piacciono le esplosioni vulcaniche enormi? Dove un mare di pappa appiccicosa cola giù per la montagna e inonda tutta la città? No? Non vi piacerà per niente! La lucertolina mi ha fatto un favore! Non ci avrei mai pensato! Eppure sono io il cattivo! Geco! Tranquilli, ragazzi! Ho fermato i getti! È tutto a posto! Attenzione! Non mi piace! Questo non mi piace affatto! Che stai facendo? Ora vi farò vedere chi ha le qualità che servono ad un eroe, dandovi una lezione! Questa mi sembra proprio una frase che direbbe un malvagio. Calmo, Geco. In fondo è solo un bambinone. Non sa a cosa va incontro. Ancora. Dobbiamo fermarlo, e subito! Farò in modo che mi insegua. Geco, pensi di riuscire a farlo smettere di rotolare? Gufetta, tu devi intrappolarlo con le tue piume. Così magari riusciremo a farlo ragionare. Ehi, Armadillan! Prendimi se ci riesci!
prendo e come! Eccomi, sono qui! Più veloce, la macchina! Non ci volevi dare una bella lezione? Adesso vedrete! Non ne sarei tanto sicuro, bambinone! Muscoli da Super Jacko! Adesso ci penso io! Piume da Super Goffetta! Preso! Ottimo lavoro, ragazzi! È super forte, è super corazzato e sa anche scavare i tunnel. Pensate ancora che non sia bravo? Molto presto diventerò l'unico vero eroe di questa città. Goffetta, puoi darmi un passaggio? Sicuro! Ora fammi atterrare dritto su quella palla. Piano. Oh! Bene! Ecco! Bravo! Bella idea! Mentre tu ti occupi di questa, vado ad aiutare Jacko. Padrone, sta fermando la palla. Oh no! Bene, palla gigante. Siamo solo io e te. Fatti sotto! Muscoli da Super Jacko! Ci vuole la super presa rettile! Jacko! Tutto bene, Jacko? Solo un pochino di vertigini. Forse non è così vero che possiamo gestire ogni cosa. Fuori combattimento! Gatto, vai attento! Ottima mossa, pigiamini! Ma fermate questa! Dirette al quartier generale! Avevate detto che potevate gestire ogni cosa! Una palla era una sfida! Super pigiamini! Super presa rettile! Ma che succede? Pigia robot! Agile come una pantera e più veloce di una lumaca? Gatto Boy Jacko, che ci succede? Fantastico! I pigiamini senza poteri, il che significa che posso fare e prendere tutto ciò che voglio. Bisogna tornare al quartier generale! Seguiteli! Mentre voi prendete tutti gli edifici! Voglio tutta la città! Pigia Robot mi ha chiamata. Ha fatto qualcosa con l'archivio delle foto. C'era una specie di enorme cristallo. Cristallo? Mai visto niente del genere. Forse è per questo che abbiamo perso i poteri. Per qualcosa che... Ha combinato Pigia Robot. Forse non è ancora pronto per diventare un super pigiamino. Ma che cosa state aspettando? Prendeteli! Non possiamo entrare! Non abbiamo i poteri! Le porte non si aprono! Peggio Robot! Aspetta, Gatto Boy!
Ha provato a chiamarmi, ricordi? Qualsiasi cosa abbia combinato, era soltanto per aiutarci. Ne sei convinta? Ah!